meditavo in questi giorni questa parola che viene scritta poche volte nella Bibbia, ma credo che abbia un significato veramente straordinario e potente, che è la parola di riconciliazione, riconciliarsi a Dio. Vogliamo leggere insieme? Secondo Corinzi, capitolo 5, e leggeremo dal versetto 16 al versetto 19. E dice: perciò, d'ora in avanti, noi non conosciamo nessuno secondo la carne, e anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Ora tutte le cose sono da Dio che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Amen. Riconciliare cosa significa? Ricondurre a una condizione di accordo, di armonia, riappacificare. Ma quello che è straordinario è che la riconciliazione di cui parla in questi passaggi, io ve lo voglio leggere dalla Bibbia Amplificata, gli ultimi versetti, dice: perciò se qualcuno è in Cristo, cioè è innestato in Lui, unito a Lui mediante la fede in Lui come Salvatore, è una nuova creatura, rinata e rinnovata dallo Spirito Santo. Le cose vecchie, quindi la precedente condizione morale e spirituale, sono scomparse. Ecco, sono venute cose nuove, poiché il risveglio spirituale, quindi la riconciliazione, porta a una nuova vita. Ma tutte queste cose vengono da Dio, il quale ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo, facendoci graditi a Lui. E ci ha affidato il ministero della riconciliazione affinché con il nostro esempio potessimo condurre altri a Lui. Cioè che Dio era in Cristo che riconciliava a sé il mondo, non imputando loro i peccati, ma cancellandoli. E ci ha affidato il messaggio della riconciliazione, cioè la restaurazione alla grazia di Dio. Amen. Amen. Cioè siamo stati così messi in armonia tramite il sacrificio di Cristo, siamo così stati riconciliati, siamo rientrati dentro la grazia di Dio tramite quel sacrificio che Cristo ha pagato per noi. Perché noi eravamo nemici di Dio, non tanto per la nostra natura, ma per il peccato che era caduto su di noi. Non potevamo essere in linea, in armonia con Dio. Allora Dio ha mandato Gesù in quanto uomo e Lui ha pagato al posto nostro il prezzo della riconciliazione, sacrificando se stesso e portando a una riconciliazione, una riappacificazione perfetta con Dio, che noi non potevamo ottenere in nessun modo. Amen. E Lui ha dato questo in maniera gratuita perché noi ne potessimo avere accesso, ne potessimo godere di beneficio. E noi dobbiamo comprendere che la riconciliazione da parte di Dio è stata mantenuta, è stata fatta. Ora c'è qualcosa che noi dobbiamo fare. La Bibbia dice che c'è un ministero della riconciliazione, che non è soltanto, qui l'Apostolo Paolo dice, di riportare il mondo ad essere riconciliato con Dio, ma noi dobbiamo camminare in questa riconciliazione. Perché noi molte volte non riusciamo a camminare in questa riconciliazione? Dio ha pagato in pieno, il suo è stato fatto. Ora siamo noi che dobbiamo fare il nostro. E in cosa noi molte volte non siamo riconciliati a Dio? Quando noi, dentro il nostro cuore, dentro quello che noi pensiamo di Dio, incominciamo a porre inimicizia nella volontà di Dio. Noi ci separiamo dalla riconciliazione. Perché c'è una riconciliazione che porta a salvezza, che è quella che ha trasformato il tuo spirito, quello che ha cambiato il tuo essere, quello che ha stravolto
la tua persona e l'ha creata in una maniera nuova, il tuo essere spirituale nuovo. E questa è la riconciliazione che Dio ha messo in atto tramite Gesù, tramite il sacrificio di Cristo, ma noi dobbiamo camminare in quella riconciliazione. Molte volte noi pensiamo in cosa io sto disubbidendo a Dio, in cosa io sto andando contrariamente al desiderio di Dio, al pensiero di Dio. Ed è semplice, quando noi non camminiamo in armonia nella sua volontà, amen, e noi non ci approcciamo a quel ministero di riconciliazione, noi non riusciamo a camminare in armonia, in pace. Perché? Perché siamo in disaccordo. Il popolo di Israele, quando doveva entrare nella terra promessa, quando era stato chiamato da Dio a fare determinati passi, il loro cuore era sempre in inimicizia con Dio, non riusciva a essere riconciliato con la volontà di Dio. Erano il popolo di Dio, chiamato da Dio, vedevano grandi opere potenti, ma non riuscivano a riconciliare il loro cuore a Dio. E Dio diceva di quel popolo: è un popolo dal collo duro, perché non riesce a piegare la propria volontà alla mia. Amen? E non è riconciliato al mio cuore. Non c'è quell'armonia, quel desiderio di andare in accordo con lo Spirito Santo. La Bibbia dice che se due persone non sono in accordo, non possono percorrere la stessa strada. E questo è il mistero della riconciliazione, quello che noi dobbiamo camminare con Dio. Dio non potrà mai porre una riconciliazione fatta da una violenza. Quindi non potrà mai obbligare la tua vita ad andare d'accordo con Lui. Non lo potrà mai fare, lo farà soltanto in amore. Lui ti chiederà, Lui sussurrerà dentro il tuo cuore qual è la strada da seguire, ma poi sarai tu che dovrai scegliere di accordarti a quella strada. E questo è molto difficile, perché molte volte il nostro cuore è il contrario. Mi è capitato in suo tempo, no? Stavo pregando per qualcosa e quel qualcosa non stava arrivando, no? E io più pregavo e più desideravo ottenere quello che pregavo, e non arrivava. E mi ricordo che un giorno mi sono sentito deluso, e sentivo questa delusione dentro di me. Io dicevo: sì, io amo Dio con tutto il mio cuore, io amo Dio, però mi sento deluso perché non sta rispondendo, non sto ricevendo questa risposta che io tanto desidero. E pregavo, meditavo, pensavo. A un certo punto, un giorno, è venuta una forte delusione. All'improvviso mi sono sentito molto deluso e dicevo: perché provo questo? E ringraziando Dio sono stato intelligente da andare a pregare. E pregavo, e Dio mi diceva: ti stai separando da quello che è il mio desiderio, da quello che io voglio da te in questo momento. E quando io ho abbandonato quella delusione, quella inimicizia, perché si stava creando inimicizia dentro di me, si stava creando una separazione, perché ero così focalizzato su quel desiderio che si stava creando questa inimicizia. Io stavo andando contrariamente a quello che Dio stava desiderando per me in quel momento. Io mi stavo separando da Dio piano piano, senza accorgermene. E sono andato subito in preghiera quando ho sentito questa forte delusione. E io ringrazio Dio, perché Dio è un Dio buono, è un Dio di amore. Lui ha cominciato a darmi pace, a farmi sentire il suo amore. E quando io ho sentito il suo amore, io mi sono separato da quella delusione. Ho voluto togliere quell'inimicizia. Amen. E sapete, questo è quello che ha fatto Cristo. Leggiamo insieme questo passo per comprendere che quello che è successo, questo episodio che ho sperimentato, sono andato a studiarlo nella Bibbia, e Cristo l'ha fatto in maniera molto più sorprendente. Noi possiamo accostarci a questo. Se gentilmente mi apri Efesini, capitolo 2, dal versetto 13 al versetto 16. Ed è straordinario, questa qui è la perfetta riconciliazione di Cristo. Noi dobbiamo muoverci in questo mistero. La Bibbia dice: ma ora in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due popoli uno e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne, che cosa?
l'inimicizia. La legge dei comandamenti fatti di prescrizioni per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace e per riconciliare a ambedue con Dio in un sol corpo per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso. Lui si è caricato dell'inimicizia. Si è caricato dell'inimicizia dentro il suo corpo e l'ha distrutta sulla croce. E lui ha fatto il passo dal lato di Dio. Amen? Però come andava sulla terra e diceva: prendete la vostra croce e seguitemi. Morite a voi stessi, morite all'inimicizia che viene dentro di voi. Perché l'inimicizia arriva. Perché noi non siamo completamente allineati al cuore di Dio. Molte volte noi abbiamo desideri egoisti, desideri che muovono le nostre forze, i nostri passi e ci direzionano verso una strada, e quei desideri creano inimicizia. Sapete, nei tempi antichi l'inimicizia, sapete come veniva rappresentata? Veniva rappresentata con l'acqua che spegne il fuoco. Amen? L'acqua che spegne il fuoco. Due elementi così contrari che si annullano. Amen? E noi sappiamo che il fuoco rappresenta lo Spirito Santo. E ogni volta che tu crei inimicizia nel tuo cuore, ogni volta che tu senti questa mancata riconciliazione, ogni volta che tu ti muovi in questa mancata riconciliazione che Gesù Cristo ha posto sulla croce, tu spegni il fuoco dello Spirito, tu lo azzeri, lo annulli e crei questa inimicizia. Perché l'inimicizia che cos'è? È un sentimento, un atteggiamento di avversione, di ostilità, e deriva dal nemico. Tu diventi nemico di Dio. Perché? Perché non più la volontà di Dio sarà fatta, ma la volontà tua. E tu crei inimicizia, crei avversione, crei resistenza all'opera dello Spirito Santo che è dentro di te. E questo crea una mancata riconciliazione. Gesù ha già dato questa riconciliazione sulla croce e ha fatto in modo che Dio potesse abitare dentro di noi, ha posto una riconciliazione perfetta, ha distrutto questa inimicizia. Perché? Perché nell'Antico Testamento, se voi studiate, Dio non poteva abitare nell'uomo. Dio doveva abitare in un luogo appartato dove l'uomo non aveva accesso, e c'era separazione, c'era una distanza che veniva tenuta tra Dio e l'uomo. Infatti noi vediamo che nell'Antico Testamento tutto dipendeva dal re che veniva scelto. Se il re faceva la volontà di Dio, il popolo di Israele seguiva Dio. Ma se il re non faceva la volontà di Dio, tutto il popolo di Israele era lontano da Dio. Quindi Dio poneva tutta l'armonia, tutta l'opera sua sopra un uomo, e c'era grande responsabilità sopra quell'uomo. Noi vediamo che sono sorti tanti re che hanno tentato di andare in riconciliazione con Dio sulla terra, ma nessuno ne era degno, finché è sorto il vero re, cioè Gesù, colui che ha creato questa riconciliazione perfetta, e di cui tutto il popolo oggi può beneficiare, di quella riconciliazione che Cristo ha portato sulla croce. Quindi noi vediamo che la figura del re dell'Antico Testamento era una figura profetica della riconciliazione che doveva avvenire sulla terra, della riconciliazione perfetta dell'unico uomo sceso dal cielo e creato in forma uomo, che poteva riconciliarci a Dio in una maniera perfetta. E lui ha fatto di tutti i popoli un solo popolo, ponendo su di sé l'inimicizia, sulla sua carne, l'inimicizia del genere umano, e inchiodandola sulla croce, pagando quell'inimicizia al posto nostro. Amen. E lui ha pagato per noi, ha creato, ha posto quel nemico che era dentro di noi, che era il peccato, che era la separazione da Dio. Lui lo ha distrutto, lo ha annientato sulla croce, in modo che io e te potessimo avere una perfetta riconciliazione con Dio.
Ma questa riconciliazione va curata, va trattata. Sapete, ci sono tanti termini in cui viene, dall'Antico Testamento fino al Nuovo, ci sono diversi termini in cui viene espresso il termine, la parola riconciliazione. Nell'Antico Testamento la parola riconciliazione viene espressa circa 8 volte. E, scusate, 5 volte nell'Antico Testamento e 3 nel Nuovo, chiedo scusa, 8 volte in totale. Quindi non è una parola usatissima, ma ha un potere, ha un significato che ha molti significati, ne ha molti. E viene rappresentata nell'Antico Testamento, quindi parliamo adesso dell'Antico Testamento in due termini principali, non ve li sto ad elencare, tanto non sono importanti, ma significano che nell'Antico Testamento la riconciliazione aveva l'azione di ricoprire. E viene rappresentata dai teologi moderni come quando tu metti il catrame sulla strada, no? Quindi quando tu asfalti una strada, quindi tu ricopri per appianare la strada. E quello era quello che succedeva nell'Antico Testamento, venivano fatti sacrifici per coprire il peccato. Questa era la riconciliazione dell'Antico Testamento. No, loro avevano accesso a Dio mediante i sacrifici che venivano presentati anno dopo anno, ma questi sacrifici non erano perfetti, perché noi sappiamo, soprattutto le donne, che se tu in casa tua raccogli della sporcizia e la metti in continuazione sotto al tappeto, quella sporcizia non la vedi, viene coperta, ma c'è. Amen? Quindi sappiamo che è presente. E questo avveniva in una riconciliazione dell'Antico Testamento in cui la Bibbia racconta e parla che loro avevano accesso nel luogo santissimo una volta l'anno e in quella volta venivano purificati mediante sacrifici di animali e questi sacrifici coprivano il peccato, ma l'anno dopo dovevano continuamente ripresentarli e noi sappiamo che anche questo era figura profetica di Gesù. Colui che ha versato il sangue una volta per tutti. E non c'è più bisogno ora di sacrificare animali. Amen? Quindi era la riconciliazione fatta nell'Antico Testamento, era una figura profetica di quello che veniva fatto nel Nuovo. Infatti nel Nuovo Testamento la parola riconciliazione cambia di significato. Prende un'altra forma. Noi la trattiamo, in italiano la trattiamo allo stesso modo, ma nel Nuovo Testamento, dalla lingua originale greca, perché il Nuovo Testamento è stato scritto in greco, mentre l'antico in ebraico o aramaico antico, viene usato un termine che cambia la forma della parola. E questo termine incomincia a prendere il significato di trasformazione o scambio. Infatti noi sappiamo che la nostra vita è stata scambiata. Noi sappiamo che la nostra vita è stata Dio ha scambiato la nostra vita con suo figlio. E noi meritavamo di essere crocifissi, ma lui si è scambiato al posto nostro. E la riconciliazione prende questa forma, una trasformazione, uno scambio. Noi infatti da quello scambio siamo stati trasformati. Quando noi abbiamo creduto in Gesù, nostro Salvatore, la Bibbia dice che dentro di noi viene uno spirito nuovo, viene ricreato uno spirito nuovo e siamo trasformati. Il nostro spirito viene cambiato e tramite quella trasformazione abbiamo accesso a Dio, quindi una riconciliazione perfetta. Amen. È importante comprendere questi fondamenti. Tramite il sacrificio di Gesù, un altro termine in cui viene tradotto sempre dal greco è tornare nel favore di qualcuno. Noi siamo tornati in favore di Dio. Dio ci guarda con grazia. Amen. Infatti la Bibbia dice che noi eravamo lontani, ma tramite il sacrificio di Cristo noi siamo vicini a Dio. Anche se tu non lo senti o non lo capisci, ma tu sei vicino a Dio per il sacrificio che è stato compiuto. Ma la traduzione che mi piace di più, e io credo che questa sia
la riconciliazione proprio fatta in amore da Dio è di nuovo insieme. Dio desiderava tornare di nuovo insieme alla sua creatura. Amen. Riconciliare di nuovo insieme, io e te saremo di nuovo insieme. E sembra il desiderio proprio dello sposo di tornare dalla sposa. Amen. Perché in origine Dio abitava con l'uomo, Dio parlava con l'uomo, Dio scendeva, dialogava. Ma quando è subentrato il peccato, Dio ha dovuto interrompere quel rapporto. Ed è come se questo termine riconciliazione nel tempo significasse il desiderio di Dio di ritornare insieme alla sua creatura, di poter stare insieme con te, di poter di nuovo incontrare la sua creatura, il desiderio di Dio, di quanto amore ha. Di poter ritornare da noi. Ed è bellissima questa traduzione perché dice richiamare insieme, di nuovo insieme, spingere di nuovo insieme, andare di nuovo insieme, stare di nuovo insieme. E lui ci ha riconciliati per poter stare insieme con noi, per poter guidare la nostra vita. Ma noi dobbiamo comprendere che lui ha fatto tutta questa riconciliazione, lui ha già fatto questo, lui l'ha già adoperato, l'ha già adempiuto in Cristo Gesù. La Bibbia dice che è già stato fatto questo, noi siamo già riconciliati insieme con lui. Quindi l'unico motivo per cui tu non sei in questa pace, in questa armonia di riconciliazione, è perché il tuo cuore ha desideri contrari. Amen. Perché tu sei l'unica persona che può separare questa riconciliazione. È come se io e te stipuliamo un contratto e io dico, per questa casa io ti do 100.000 euro e io i 100.000 euro te li do, anche se tu ancora la casa non l'hai data. Quindi tu hai in mano i soldi, hai in mano la casa. E per fare valido quel contratto a te basta dare la casa, perché tu i soldi li hai già in mano. Quindi è tutto nelle tue mani. E questo è quello che è successo nell'ambito spirituale. Cristo ha già pagato per noi, ha già pagato questa riconciliazione, ha tolto il muro di separazione che ti teneva lontano da Dio, che non ti faceva comprendere la volontà di Dio. Ma tutte le volte che tu poni dei desideri, delle cose che sono contrarie alla volontà di Dio, tu ti separi da quella riconciliazione. E allora poi tu devi tornare indietro. Devi ripercorrere i tuoi passi per tornare di nuovo insieme a Dio. Amen. E questo è uno dei più grandi motivi per cui noi, molte volte, la Bibbia dice che dobbiamo ravvederci, dobbiamo avere ravvedimento, dobbiamo cambiare. Infatti, un termine che ho letto della parola riconciliazione è trasformare. Ma cosa devi trasformare? Devi trasformare il tuo cuore in accordo e in armonia con Dio. Amen? Perché molte volte noi non siamo in armonia con Dio. Noi siamo offesi, noi siamo delusi, noi siamo arrabbiati, noi siamo persone che combattono e resistono e creano inimicizia a Dio. Il più grande nemico che io ho della mia vita non è Satana, è Davide, che è il mio nome. Sono io. Perché sono io che ho il potere. Dio ha dato nelle mie mani il potere di accostarmi a quella riconciliazione, perché lui l'ha già fatta, l'ha già pagata, l'ha già posta come clausola indelebile. La Bibbia dice che lui non può venire meno a quello che ha fatto. Non può. Lui non può e non potrà mai venire meno a quello che ha già pagato. Siamo solo noi che possiamo non adempiere questa riconciliazione, questa perfetta armonia che lui ha creato. Quindi tu sei l'unica persona che può separare questa armonia che Dio ha creato nella tua vita. E tutte le volte che tu poni dei desideri contrari alla volontà di Dio, tu crei una separazione. Amen. Cos'è successo quando Gesù
prima di andare sulla croce, lui è stato attaccato in inimicizia contro Dio. E ha cominciato a pregare: Signore, allontana da me questo calice amaro. Perché era amaro? Perché creava scompiglio dentro di sé, perché creava inimicizia nei confronti di Dio, perché Dio gli stava chiedendo di sacrificare la sua vita, di separarsi da quella riconciliazione perfetta di cui loro erano già in armonia. Gesù è sempre stato in armonia con Dio. Lui non ha mai fallito l'armonia e la riconciliazione perfetta con Dio. Lui è stato l'uomo che ha rappresentato la riconciliazione perfetta dalla parte nostra, dalla parte dell'umanità nei confronti di Dio, perché Dio non poteva fallire la sua riconciliazione, ma c'era bisogno di un uomo che si riconciliasse a Dio in maniera perfetta sulla terra. E fatto questo, dopo essere stato la persona più in armonia con Dio, la persona perfettamente in armonia con Dio, ha caricato l'inimicizia su di sé. Ha caricato quella separazione che ti teneva lontano da Dio. E ha detto: la pago io al posto tuo, perché un domani tu non potrai più dire che non hai accesso a Dio, che non puoi andare da Dio. Amen. E poi vi faccio una domanda: quante volte ti sei sentito escluso da Dio? A me è successo. Quante volte io ho pregato e ho detto: Signore, io non ti sento nella mia vita e io credo che tu sia lontano da me. Quante volte tu hai sentito dentro di te, perché sei ingannato, e hai sentito dentro di te quel desiderio di dire: Signore, ma tu non sei con me in questa situazione. Tu sei lontano da me, mi hai abbandonato, non sei vicino a me. Quante volte hai sperimentato questo? Eppure è una falsa accusa nei confronti di Dio, perché Lui ha riconciliato perfettamente la tua vita e tu hai accesso a Lui tutte le volte che vuoi. Ma molte volte veniamo ingannati. Perché? Perché non siamo nella volontà di Dio, non siamo in armonia con Dio, e pensiamo che sia Lui ad abbandonarci. In realtà siamo noi che abbiamo preso una strada diversa, che abbiamo cambiato rotta, abbiamo deciso di cambiare strada e di andare lontano da Dio, e non ci rendiamo conto che Dio invece è vicino a noi, e Lui aspetta semplicemente che tu trasformi il tuo cuore, trasformi quello che c'è dentro di te per ritornare, perché riconciliare, risaper di nuovo, conciliare di nuovo. Ed è qualcosa che tu farai tutta la tua vita, conciliarti di nuovo con Dio. Lui lo fa del continuo, Lui del continuo dà conciliazione, dà armonia alla tua vita, in modo che tu possa avere accesso a Lui in continuo. E Lui non fallisce, non sbaglia. Noi dal lato nostro dobbiamo tornare indietro dalle nostre vie malvagie e riconciliarci a Lui. Conciliarci di nuovo. Di nuovo entrare in quella perfetta armonia, in quella perfetta pace, perché nella conciliazione con Dio noi troviamo pace. Nella volontà di Dio noi troviamo pace. E noi possiamo avere quella pace perfetta che guida la nostra vita nella volontà perfetta di Dio. Amen. Ma noi dobbiamo tornare indietro da ciò che crea inimicizia nei confronti di Dio. E da quando Adamo ed Eva sono caduti nel giardino dell'Eden, che Dio ha preparato Cristo per poter tornare di nuovo insieme a noi, e ha profetizzato, sono state fatte determinate cose nell'Antico Testamento per mostrare un mistero futuro, che era il mistero della riconciliazione, che Dio poteva tornare nel cuore dell'uomo ad avere un contatto con l'uomo, perché è il desiderio più grande. Sapete che questo è il desiderio più grande del cuore di Dio: tornare insieme a te, tornare insieme a me. È il desiderio più grande che ha mosso Dio dal cielo, poter tornare ad avere a che fare con la sua creatura.
perché molto probabilmente a Dio mancava scendere nell'Eden e stare con Adamo ed Eva, perché quella riconciliazione era stata rotta dal peccato, quella conciliazione era stata rotta e Dio non poteva più stare con la sua creatura. E Dio ti ama così tanto che ha costruito tante di quelle regole nell'Antico Testamento per portare a una riconciliazione perfetta mediante il sacrificio di Gesù Cristo, perché voleva stare insieme a te. Alleluia. E lui sta aspettando la sua sposa. Amen. Ed è uno sposo che brama la sua sposa, dice la Bibbia, senza macchia, senza inimicizia, in modo che possano essere tutti e due riconciliati e trovare quella riconciliazione perfetta che ci dà accesso a una pace perfetta, a un amore perfetto, perché la riconciliazione viene fatta in amore. Amen? E questo nasce dal tuo cuore, quando tu decidi di voler tornare insieme a Dio, ed è quello che ci manca fortemente, che siamo così accecati dai nostri desideri, da quello che il nostro cuore desidera, che perdiamo di vista la conciliazione primaria, che è quella di tornare insieme a Dio. Mosè diceva: se la tua presenza non viene con me, io non andrò da nessuna parte, perché io voglio stare insieme a te. Questo deve essere il vero cuore del credente, tornare a stare insieme a Dio, del continuo, in continuazione, riconciliare ogni area del tuo cuore che è contraria alla presenza di Dio, in modo che tu possa tornare a stare insieme a Lui. Amen. Fermiamoci qui, alziamoci in piedi.